Quando la sorgente si muove e l'osservatore sta fermo nell'aria, ci sono due casi limite, oltre a quello particolare scontato che la sorgente rimanga ferma. In tal caso non c'è l'effetto Doppler e il microfono registra la stessa frequenza d'emissione della sorgente. Questo si dimostra immediatamente perché se la velocità della sorgente viene posta uguale a zero, questo termine scompare e viene subito che F' uguale a F. In questo caso la sorgente, stando ferma, non comprime i fronti d'onda, non li infittisce davanti a sé, né li dirada dietro di sé, e nella formula questo termine sparisce, quindi F', la frequenza ricevuta dal microfono, rimane uguale a quella emessa dalla sorgente. Gli altri due casi limite più interessanti sono quando la sorgente viaggia a una velocità che si avvicina alla velocità del suono. Abbiamo detto infatti all'inizio che non prendiamo in considerazione l'ipotesi che la sorgente possa raggiungere o superare la velocità del suono, diciamo superare, cioè ci limitiamo al moto subsonico. Allora vediamo che succede quando la sorgente si avvicina o si allontana, questi sono i due casi limite interessanti, si avvicina o si allontana all'osservatore alla velocità del suono. Nel primo caso la sorgente crea dei fronti d'onda così ravvicinati, così infittiti, che la lunghezza d'onda che separa due fronti vicini tende a zero. Questo perché la sorgente si muove alla stessa velocità dei fronti d'onda che emette, quindi se in questo momento emette un fronte d'onda, il successivo fronte d'onda lo emette quando per esempio la sorgente è arrivata qui, ma anche il fronte d'onda precedente è arrivato qui insieme alla sorgente, quindi il secondo fronte d'onda è emesso sovrapposto al primo e il terzo sarà emesso ancora più avanti, sovrapposto ai primi due, quindi tutti i fronti d'onda si sovrappongono nello stesso punto dello spazio. Questo disegno rappresenta il caso in cui la velocità della sorgente sia appena minore della velocità del suono, c'è il senso del meno, la velocità della sorgente tende alla velocità del suono appena di meno, quindi i fronti d'onda non sono prodotti tutti quanti perfettamente sovrapposti, ma estremamente ravvicinati con una lunghezza d'onda che tende a zero. Allora, se andiamo a sostituire nella formula al posto della velocità della sorgente la velocità del suono, nella formula questo termine diventa 1, velocità sorgente diviso velocità del suono, 1 meno 1 fa 0 e una frazione divisa per 0 tende all'infinito, quindi F', la frequenza ricevuta dal microfono, tende a diventare infinitamente grande. Questo l'avevamo anche visto nell'animazione virtuale con l'ape. Quando l'ape si avvicinava al microfono, il microfono impazziva e misurava fronti d'onda, cioè impulsi velocissimi, ravvicinatissimi tra loro. Ta 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 ta. L'altro caso limite interessante abbiamo detto che si ha quando la sorgente si allontana con la velocità del suono. E in questo caso il microfono percepisce una frequenza dimezzata rispetto alla frequenza di emissione propria della sorgente. Questo perché raddoppia lo spazio tra i fronti d'onda, cioè la distanza, cioè la lunghezza d'onda. Vediamo, la sorgente è qua, genera un fronte d'onda, questo fronte d'onda viaggia verso destra, arriva qui, nel frattempo la sorgente viaggia verso sinistra e arriva in quest'altro punto da cui genera il successivo fronte d'onda. Quindi il secondo fronte d'onda è generato da questo punto quando il primo è arrivato qua. La distanza tra i due fronti d'onda è il doppio rispetto alla distanza fra i fronti d'onda che la sorgente emetterebbe se rimanesse ferma. Quindi si capisce che se la distanza tra i fronti d'onda è raddoppiata, il microfono ne riceve una metà nello stesso intervallo di tempo rispetto a prima. Se qui riceveva 200 fronti d'onda al secondo, 200 Hz, qua ne riceverà solo 100. C'è una frequenza dimezzata, questo è confermato anche dalla formula, perché se nella formula di prima, cioè questa, noi sostituiamo alla velocità della sorgente la velocità del suono e prendiamo il segno inferiore perché la sorgente si sta allontanando dal microfono, quindi dobbiamo prendere il segno più, allora otteniamo questa formula 1 più 1. Quindi 1 più 1, 2, 1 mezzo, questo rapporto fa 1 mezzo, la frequenza ricevuta è metà della frequenza emessa. Tornando per un attimo al caso limite precedente, con i fronti d'onda tutti ravvicinati e teoricamente tutti sovrapposti in un unico punto, uno sull'altro, allora si verifica il fenomeno del boom sonico, che consiste nel fatto che la sorgente viaggia insieme a tutti questi fronti d'onda
sovrapposti tra loro, che quindi sovrappongono e sommano tutte le loro intensità sonore. Quindi lì c'è praticamente un muro sonoro di grande intensità. Il fenomeno del boom sonico si verifica quando la sorgente va più piano della velocità del suono, quindi più piano di Mach 1. Poi la sorgente accelera e supera Mach 1, cioè supera la velocità del suono, quindi deve attraversare questo muro fatto di fronti d'onda tutti sovrapposti uno sull'altro, che è appunto rappresenta un muro del suono perché sono tutte intensità che si sommano e nel momento dell'attraversamento si sente questa specie di esplosione. La sente sia la sorgente, la sente anche l'osservatore che viene investito da una serie di fronti d'onda tutti sovrapposti tra loro. In internet si trova una serie di immagini che spiegano il boom sonico. Questo è l'aereo che oltrepassa il muro del suono. E il muro del suono è questo formato da tutti i fronti d'onda che si sono accumulati e si sono sovrapposti nello spazio. Altre belle immagini. Ancora un boom sonico. Ecco, boom sonico. E qui c'è la spiegazione di come avviene. L'aereo inizialmente viaggia più piano dei 343 metri al secondo, che è la velocità del suono in aria, produce dei fronti d'onda molto ravvicinati, sempre più ravvicinati, finché questi fronti d'onda si sovrappongono tutti quanti insieme. In questo momento l'aereo viaggia alla stessa velocità del suono. Poi l'aereo supera la velocità del suono, supera questo muro che ha costruito e si lascia indietro i fronti d'onda, perché adesso l'aereo va più veloce dei fronti d'onda che genera. Certo, i caccia militari sono delle macchine straordinarie, peccato che servono a fare la guerra, e sono quindi macchine di morte.